Buonasera, oggi parliamo della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, tema caldissimo per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche. La premessa è d'obbligo. L'articolo 90,8 della legge 290 del 2002 prevede che a favore delle associazioni sportive dilettantistiche possano essere erogati dei corrispettivi per sponsorizzazioni totalmente deducibili. È una norma di particolare favore per il soggetto sponsor. Il tenore della norma è per incentivare gli sponsor a credere in un progetto, quello sportivo dilettantistico. Proviamo a leggere l'articolo in particolare. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, quindi intendo SSD, o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono le attività nei settori giovanili, sono iscritte al CONI con tutta una serie di prescrizioni, beneficiano appunto di questa totale deducibilità. E questa, ripeto in maniera forte, è un fortissimo incentivo per lo sviluppo dello sport dilettantistico. È una norma unica nel panorama della legislazione fiscale. Le condizioni per poter usufruire di questo vantaggio sono: il soggetto sponsorizzato, cioè la SD o la SSD, deve essere appunto senza fini di lucro, appunto secondo la legge 298 del 2000. Deve essere appunto un'associazione sportiva, un SSD, iscritta regolarmente al registro CONI, e la maggior parte, quasi tutte, sono iscritte. Il massimo importo che può essere dato alla sponsorizzazione è 400.000, naturalmente ci possono essere sponsorizzazioni da 5.000, da 10.000, da 2.000 euro, ma il massimo totale in un anno che può ricevere un'associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica è 400.000. E la cosa importante è l'attività che deve essere svolta, appunto, è la promozione dell'immagine, dei servizi o del marchio dello sponsor. Diciamo che il punto fondamentale è questo: la sponsorizzazione è un cosiddetto contratto bilaterale che in giurisprudenza viene detto sinagmatico, cioè significa, e questo è riconosciuto dall'amministrazione finanziaria, se c'è un corrispettivo e a questo corrispettivo corrisponde una pubblicità del marchio, una pubblicità dei servizi, questo già dall'amministrazione finanziaria è più che sufficiente per rendere questo corrispettivo totalmente deducibile da parte dello sponsor. C'è stato parecchio contenzioso negli anni passati, ma recenti normative, recenti cassazioni, recenti sentenze hanno sempre dato ragione al contribuente che effettuava questo tipo di rapporti. L'articolo 90, il comma 17 e il comma 18, in particolare, questa è soltanto una semplificazione, ci dicono che in buona sostanza l'associazione sportiva dilettantistica e la società sportiva dilettantistica deve essere impeccabile da un punto di vista contabile e fiscale, quindi lo statuto e l'atto costitutivo, come sempre, devono essere scritti a regola d'arte, deve esserci la democraticità, deve essere rispettata la democraticità interna del sodalizio e tutte quell'altra serie di norme che fanno sì che l'associazione sportiva dilettantistica sia, da un punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile, impeccabile. Qui abbiamo riportato soltanto alcuni pezzi di un tipico contratto di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica. Il nostro studio si occupa di tutte queste attività qui e
Pertanto ribadiamo un concetto importante, è dato dal fatto dall'introduzione di questa norma che permette alle società sportive dilettantistiche che si nutrono sostanzialmente di attività istituzionale a favore dei soci di poter reperire nel mercato risorse economiche importanti per poter sostenere la propria attività.